Fece un altro bel 1000 col muso nuovo alle Trea, un transito di sotto, qui transito a 120, ma vedo che è molto tranquillo. Qui passano tanti treni in questo momento adesso, via uno l'altro. Comunque vi garantisco che è una cosa vergognosa che in una stazione così importante ci sia questo schifo in mondo. Adesso passa un Intercity. Intercity con i due ex locomotori previsti per le Tele 500 in origine, poi il bel TSR per Pavia, linea S13, in questo caso senza divertiti, perché le ferrovie dei nord spesso i divertiti li tolgono subito, RF con molta calma, e poi sta arrivando credo un merci in fondo. Comunque ribadisco il discorso di prima, questa zona dove c'è la scatola di direzione dello scambio, io non so se aspettano che si riempia, guardate come sono messi le canaline, i coperchi, guardate l'immondizia qui che c'è, che bella figura di merda che fa Milano, che questa è la stazione porta sud dell'altra velocità, eh. Guardate che schifo è il mondo. Sapete che sono volontario ambientale, questa roba qui la faccio sparire io. Ve la metto sul marciapiede qui, sulla bici. Vediamo questa track sperando che non ci siano graffiti. Che sì, ha tentato di togliere qualcosa, poi non avevo voglia. Mi è passata la voglia di pulire bene la macchina e ha tirato questo delle barre d'acciaio molto pesanti o anche piombo, l'hanno pulita così alla carlona come si fa in Italia, metà e metà così, perché non avevo voglia, si vede, o hanno finito lo shampoo, pazienza, perché vedere una Trax di Cargo Italia senza graffiti ne vedi una su 100. Secondo me, almeno qui in zona, una cosa penosa, penosa come lo schifo immondo che c'è qui e anche nell'erba dove c'è la linea veloce, che è quella di sinistra, l'ultima, e questa che è la linea lenta Milano-Bologna, la linea storica, ecco. Sulle ferrovie nord, ad esempio, sono sempre in Lombardia e in Italia, questo schifo qui non esiste. Non mettono le canaline così da carlona, storte, senza coperchi, quando i coperchi ci sono fatte apposta per coprirle, con le pietre dentro. Io non so come cazzo lavorano qua. Non dico dappertutto, non voglio generalizzare, per questa è la mia opinione personale, però è inconcepibile che in una stazione così importante, anche rifatta da non tanti anni, è stata rifatta completamente, sia conciata così in certi punti come questo, ad esempio. Di là l'ho pulito io ho sbattuto tutta la roba sul marciapiede lì, fuori da apparare i genitori senza dare fastidio. Dopo 3 giorni l'hanno tolta perché era troppo in vista, era troppa la roba. Questo è un Italo che sta arrivando e ferma qui a Malgrado. Peccato per la luce che si sta abbassando il sole,
Beh, dicevano che l'altra città non si vive a nessuno. Io vedo comunque, da quello che vedo, sia Italo che il Frecciarossa sono tutti pieni praticamente. Almeno al 90%. Ma dicevano in ottava che erano tutti che sarebbero stati vuoti, non avrebbe usato nessuno. Non lo so. Vabbè, questo loro sono vittima di un dogma ideologico. Certo che i treni per regionali, pendolari, sono più utilizzati, senza dubbio. Però a quanto pare siamo fatti linee veloci e i treni sono pieni al 90%, un motivo ci sarà. Perché li vedo tutti pieni. Cioè, solo dalle finestrine già si vede la quantità di viaggiatori sono entrate. Va bene, stendiamo un velo pietoso e lasciamoli nel loro dogma ideologico che l'alta velocità che non è altro che dividere il traffico lento da quello veloce per non crearsi intralci a vicenda. Adesso c'è l'Intercity, lasciamoli, c'è l'Intercity con una pilota in testa, bellissima, che è deviata dalla linea lenta, questa da sinistra di Bologna, sulla linea per Genova che è questa. Su 402.1 ex 402B in coda che fa il rumore della Madonna, queste ventole e anche i freni a ceppi. Comunque ricordi di quando era rossa, io l'ho vista nascere nel credo 97 era, o 95, 93, non lo so, comunque anni 90, che sono andato ad Arezzo a vedere le prime corse in prova sulla linea veloce, direttissima Firenze-Roma. Va bene, grazie della visione e buona serata a tutti, buona cena, salve.